ho iniziato prestissimo e mi sono divertito tanto al di là del risultato. Volevo diventare sempre più bravo nel judo e naturalmente arrivavano i primi risultati, il campionato italiano, la medaglia mondiale juniores, il campionato d'Europa senior e poi arrivavano le Olimpiadi, che già stare lì era bellissimo. Poi vincere la medaglia d'oro, dire che è stato un sogno, no, più grande, di più di un sogno. Voglio passare la mia passione verso questo sport, perché è uno sport che conserva dei valori importanti per la crescita dei giovani. Sono uno di quelli che penso che il futuro è dei giovani, però a differenza di chi lo dice solo, io provo a dedicargli del tempo. Spesso chiedo ai amici o a professori o presidi di scuole di fare anche nelle loro scuole l'incontro col campione, dove c'è un dialogo con i ragazzi, dove posso raccontare la mia esperienza, e tutto questo gratis. Quanto è importante un lavoro del genere in un panorama sportivo, soprattutto quello italiano, in cui spesso sport come questi vengono adombrati dal calcio? Io penso che lo sport in Italia venga sminuito tanto. Tutti pensano che lo sport sia il guadagnare tanto o il gesto tecnico, come un bel calcio di rigore, un bel gol, un bel ippon, un bel KO. Lo sport è formazione, lo sport aiuta la crescita di un giovane, far sì che una persona sia leale, onesta, che impari a dare il massimo. Oggi il calcio non è più la parte sportiva, non è più la parte pratica, ormai la gente è legata allo show, la gente è legata ai guadagni che c'è dietro a questo sport, e mi dispiace perché è un meraviglioso sport. Parliamo un attimo del ruolo dei giovani, ma cosa insegnano loro a te? Ma mi danno tanta energia. Io dico che sia nello sport che nella vita nessuno ti regala niente, bisogna dare il massimo, bisogna dedicarsi tanto, bisogna fare i sacrifici. Oggi si ha paura a dire a un giovane devi fare i sacrifici.